Oggi il signorino qui è ospite del mio video, ma prima di dirvi tutto, giusto, almeno prepariamo bene l'attrezzatura, perché oggi facciamo qualcosa di particolare. Tutto pronto? Pronto. Andiamo. Allora. Dopo la prima collaborazione insieme a Marco, siamo stati a Montebiasco, sempre a Varese, ci troviamo ancora oggi nell'Alta Varese, ovvero siamo in Forcola e oggi metteremo a dura prova il caro Marco, esatto, e i suoi allenamenti estivi. Mi avranno portato un po' di beneficio, almeno bravo, per me. Bravo. Faremo il suo primo giro d'anello. Faremo il passo Forcola, raggiungeremo varie vette che scoprirete durante il video, però la giornata sarà concentrata sia sull'escursionismo ma anche su come uno youtuber come Marco lavora alle sue recensioni, quindi gli romperemo anche un po' le scatole, anche perché oggi la recensione di un prodotto sarà di un prodotto molto fresco appena uscito di DJI, stiamo parlando della Osmo 5 Pro, un bel prodotto e sono curioso anche io di metterlo a dura prova perché parteciperò anche io qualche volo FPV, quindi la location è quella giusta. Anche io... bel fresco, tra l'altro. Oh, bello frescolino. sì, non si asciuga di sicuro. per me è estate questa. E ti ruberò un po' il mestiere, quindi ti osserverò tantissimo, ti farò delle domande, verrò lì a fare il curiosone. Nessun problema, vediamo un po'. Speriamo di tirare fuori un bel video, più che altro. Guarda, sono sicuro che farai l'ennesimo capolavoro. Detto questo, iniziamo a incamminarci. Stai attrezzando con i microfoni. Esatto. Quindi la domanda è questa: come inizi quando devi fare una recensione? La cosa principale che fai? Allora, la prima cosa in assoluto è, per quanto mi riguarda, poi ognuno giustamente ha il suo metodo, certo, cuffie, canzoni a manetta proprio, perché mi aiutano a entrare proprio nel mood, esatto, a staccarmi dalla realtà. Un po' come e cercare proprio, sì, come in questo caso, con la cam in mano la guardo e intanto cerco di immaginare la recensione come può ti essere. Ti fai ispirare dalla musica, certo, un po' come quando scrivo i testi io ai miei tempi. Esatto. Cuffie e poi, lasciami andare i pensieri. E poi dopo, ovviamente, adesso qua se lo trovo, dopo io ho il mio quadernino dove mi scrivo tutto e quindi dopo, come quando adesso sono qua, io basta tiro fuori il quadernino, se non mi ricordo esattamente cosa devo, certo, dire, c'ho tutto scritto o comunque ho dei riferimenti, ecco, delle parole chiave che mi aiutano a capire, certo, tutto qua. E poi vabbè, dopo c'è tutta l'organizzazione dell'attrezzatura che deve essere sempre ordinata e precisa perché sennò è un casino dopo andare sul campo comunque pronti, certo, organizzazione prima di tutto. Proseguiamo. Cercate un po' di pace, questo è il posto giusto. Prima tappa, Monterecchio. E con la DJI Osmo Action 5 Pro. Proseguo la recensione di Marco. Prodotto DJI davvero di livello. Ancora una volta hanno portato sul mercato una bomba, ragazzi. Nel frattempo faremo anche un piccolo break qui, visto che abbiamo anche il tavolino a disposizione, e dopo riprendiamo il cammino. Sono stato un grande maleducato perché non vi ho presentato innanzitutto la nuova compagna di Marco, lei è Elisa. E la mosca fa fare dalle palle. Questa la teniamo. E poi vabbè, la conoscete già, la grande Ardi, lei è sempre al mio fianco quando si tratta di outdoor. E poi c'è anche la piccola Chloe. E ancora un po' di pazienza, fanciulle, poi mangiamo. Sua maestà sta finendo l'ennesima parte della recensione e io inizio a avere fame. Voi avete fame? Un pochino. Perfetto, il tavolo lì ci sta aspettando. Qualche minuto e ci siamo, va bene? Momento break. Buon app, ragazzi. Buon appetito. Alla vostra.
Riprendiamo il cammino. Marco, hai fatto il rifornimento? Esatto, sono a posto, finalmente, okay. Mangiato, stomaco pieno, si va su meglio. Assolutamente. Quello che volevo chiederti è, tu ti crei una sorta di capitoli prima, sì, di affrontare, insomma, spiegare le varie impostazioni dell'action cam? Sì, allora, diciamo che io a casa comunque mi scrivo tutto, eccetera, mi imposto la recensione come dovrebbe essere, come mi piacerebbe che venisse. Però poi il problema è che quando si è in giro può essere che magari adesso è il momento giusto per fare una parte, dopo è il momento giusto magari per fare la intro. Ok, tu quindi dopo, sì, dopo in post-produzione mi creo il mio schema, okay, e cerco di riprodurre il tutto. Ecco. Ok, quindi tu in base alla location che sei, durante magari in questo caso il percorso, sì, ti ispira una zona e dedichi, che ne so, quello spot ai, sì, capitoli, che ne so, qua parliamo, certo, non lo so, adesso in questo caso qua hai parlato dell'applicazione perché eri tranquilla sul tavolo. Sì, c'era il tavolino, bravo. Mi sono messo a fare la parte più noiosa, tra virgolette. Okay. Ok, perfetto. Dopo ci sarà una diga, da quello che mi hai detto, quindi alla diga magari posso fare le conclusioni. Ok, perfetto. Per dire, capito? No, le ho fatte lì, anche se c'era un bel panorama, certo, sapendo che dopo c'è qualcos'altro, certo, allora dopo potrò variare anche la location. Ok, comunque la diga, sai che l'ho scoperto perché lo sta dicendo lei, ma io ancora non ho capito qual è. Ah, bene, a posto. Vabbè, male che vada, comunque totale, è una scusa come un'altra anche per cambiare location e dare uno sfondo sempre diverso. Ok, ripartiti da Monterecchio, ora ci rechiamo al Monte Corbaro, seguito dal Monte Paglione, da questa parte. Siamo quasi arrivati al Monte Corbaro, sì, e prima di arrivare volevo chiederti una cosa. Sì. Parliamo di, tu hai acquistato la standalone. Sì, quella a base. La base, che è solo action cam. Sì, in realtà non è solo action cam perché, mm-hmm, ci sarà anche una cover perimetrale ottima per rendere l'action cam un pochettino più robusta, okay, e poi anche per avere l'attacco per i reel. Ok, riprese, quindi riprese verticali, che ovviamente al giorno d'oggi sono fondamentali. In più c'è il menu anche che ruota, perfetto, insieme, okay, alla videocamera, quindi perfetto, anche non dovremmo stare tutti storti e cercare di capire. Ok, e un must di accessori? Accessori, allora, io dico che secondo il mio punto di vista due batterie sono già sufficienti, quindi, okay, prendere la versione base e comprarsi una batteria sola a parte è, okay, più che sufficiente. Tenete conto che io con questa action cam sto filmando tutto il giorno, l'ho ricaricata di un 10, sì, mezz'oretta, ma era all'80%, è andata al 95%, perfetto, e tuttora è ancora sopra il 90%. Ok, diciamo che c'è stato un miglioramento anche sulle batterie, che non assolutamente, però segnaliamo che comunque ora sta andando a metà delle sue potenzialità, perché al momento essendo un firmware di beta ancora, sì, è di lancio, firmware di lancio, sì, okay, comunque è bloccato a 80%. Ok, anziché dovrebbe, sì, 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 150, ci aspettiamo degli aggiornamenti come sempre. Sì, sì, assolutamente. Perfetto. E il prezzo? Cosa troviamo? Base 379. Ah, ok. Con, ovviamente senza i filtri della DJI, a parte che io consiglio di acquistare, altrimenti le riprese cinematiche verranno scattose. Certo. Costano €60. Vi consiglio quelli della buon DJI. Prezzo. Perché si applicano e non dovremo continuare a mettere e togliere il copio obiettivo, perché sotto c'è una guarnizione. Perfetto. E se no fuori mettere e togliere. Anche impermeabile. Certo, fino a 20 metri senza case. Fino a 20 metri senza case. Sì, però il problema appunto è che non tiene a mettere e togliere, sicuro che si rovina. Quindi, okay, consiglio di prendere quelli originali DJI. Ok, perfetto. A voi la scelta in base a quello che avete bisogno. Nel frattempo siamo arrivati sul Monte Corbaro. Ci avviciniamo alla croce di vetta e devo fare le mie congratulazioni ai miei amici. Arriviamo, arriviamo. Marco e Elisa, perché questa, grande, è la loro, dove sei Eli? Qua. È la loro prima croce di vetta. Esatto, yes. Bravissimi ragazzi. Grazie, ragazzi. Grazie, grazie mille. E allora? Seguitelo, mi raccomando. Allora, ci godiamo la vetta, adesso, esatto, faccio quello che mi viene meglio. Ovvero droni. Vado di droni. Bella lì. We'll be right back.
guardo la recensione e ragazzi, io devo dire che sono veramente tentato di fare click e aggiungere il carrello, perché la professionalità che mette DJI è veramente straordinaria, anche perché tutte le impostazioni, tutti i menu vanno a richiamare un po' le Sony. E dato che spero in futuro di arrivare ad acquistare e imparare ad utilizzare una mirrorless, ovviamente una Sony, potrebbe essere magari anche uno sfizio, ma anche un modo per avvicinarsi di più a quel mondo. Quindi magari porta a casa anche l'Action 5, non si sa mai. Come sempre c'è la cassetta. E cosa serve questa cassetta, Adri? Spiegalo tu ai nostri amici. Come ogni vetta la sua croce, anche il suo diario di vetta. Dove? Dentro la cassetta. Dove scriviamo i pensieri? Non parla rima. Oggi la simpatia è già la seconda volta che la giriamo questa scena. Ho schiacciato Rec, controlla. Sì, sì, adesso c'è. Allora, okay. Oggi ne ho... Oggi è sempre 29. È sempre 29. È sempre quello. Allora, scriviamo. Momento di pausa. Tanto anche Marco registra i momenti salienti. Vai Adri, leggici il pensiero. Un'altra croce di vetta raggiunta, un panorama mozzafiato e una pace infinita. Direi approvato. Approvato? Approvato. Certo, le donne hanno dormito. Arrivati sul Monte Paglione e siamo entrati nel confine svizzero. Vi avevo già spiegato in un video sul Monte Generoso, se non l'hai visto ti lascio il link in alto nelle schede. I cartelli sono gialli. Ora ti ho chiesto ancora una cosa. Sì, dimmi 5 punti di forza che hai trovato in questa Action Cam. Allora, prima di tutto la qualità video, sembrerà una stupidata quello che è, però diciamo che le Action Cam ormai hanno raggiunto una qualità video molto molto alta, e riuscire a trovare sempre qualcosa in più è difficile. Cioè, quando comunque filmi male, poi dopo riesci a fare una cam che filma benissimo, esatto, è facile tra virgolette, certo. Però dopo è difficile migliorarsi continuamente anno dopo anno, nonostante che la tecnologia fa sempre passi, certo, evolutivi incredibili, certo. E c'è da dire che DJI, io comunque ho ancora con me l'Action 2 che è uscita 4 anni fa, e se dovessi fare un vlog con l'Action 2 riesco ancora a farlo. Sì, la trovo ancora eccezionale io. Quindi comunque sì, diciamo che certo, è una cam che anche questa qua, la Action 5 Pro, sicuramente tra 4 anni sarà ancora una cam sfruttabile. Assolutamente. Quindi è un buon investimento, soprattutto per chi lavora con questi okay, prodotti. 2, la durata della batteria, assurda. La ricarica, perché comunque 30 watt fast charge sicuramente è una cosa in più che serve tantissimo. La qualità dei materiali che DJI costruisce, qualsiasi cosa benissimo. Fantastici. Adesso non è che perché stiamo recensendo quella, è proprio lo vedi, una cosa di qualità, di qualità. È proprio così. E poi lo sportellino in cui c'è la micro SD. Solitamente lo trovavamo sempre dalla parte della ricarica. Okay. Secondo me invece è ancora più interessante trovarlo dalla parte della batteria. Perché, ho visto, mi hai fatto notare. Perché l'SD la toglieremo meno volte rispetto alle volte in cui andremo a ricaricare la cam, quindi secondo il mio punto di vista onde evitare di perderla, di creare dei file danneggiati, okay, mettendola e togliendola eccetera, secondo me averla dalla parte della batteria è la cosa migliore. Ho trovato anche io molto interessante questa cosa. E poi vabbè, ci sarebbe anche il peso, tante altre cose, comunque è una cam eccezionale. Guarda, una cosa che veramente fa paura sono i due schermi
OLED, anche, soprattutto anche quello frontale, è gigantesco. Sì, però ecco, diciamo che sai cosa, anche la concorrenza comunque ci sta dando dentro sotto questo punto di vista. Esatto, quindi secondo me quello lo vedo più un adattarsi. Vabbè, però comunque a me piace un sacco. Certo, no, ma è utile. Il vlog, poi, è utilissimo, poi con la luce che c'è oggi, che c'è un po', c'è il sole, un po' no, è utilissimo. Però diciamo che quello è un adattarsi agli altri prodotti, alla concorrenza. La qualità video invece loro potrebbero fare perfettamente una cam che è uguale a quella dell'anno scorso, ma essendo DJI al nome e va avanti lo stesso a vendere. Okay. Invece secondo me si sono proprio impegnati tanto, anche nel menu, eccetera, eccetera. Bene, ci resta che metterla su un drone FPV. Vai, ci va. Il momento dell'adrenalina. Vai. Andiamo. Tempo, io e Marco proseguiamo per l'ultimo pezzo, così da chiudere il Giro d'Anello. Raggiungiamo il monte Covreto, io e lui da soli, perché le donzelle un pochino più stanchine hanno deciso di iniziare a scendere dall'altro versante, quello che abbiamo fatto l'andata, e ci godiamo l'ultima vetta insieme. Bro, dove sei? Arrivo. Ci sei, vero? Devo dire che sei stato bravo. Io. Perché gli allenamenti hanno andato sui frutti. Io. Bravissimo. Davvero. L'anno prossimo portiamo a fare i bivacchi. Ed eccoci arrivati a un'altra croce di vetta. Ed è la seconda per te, Marco. Dai, due in un giorno. Alla faccia. Grandissimo. E anche qui abbiamo la cassettina per lasciare il proprio pensiero. Ok Marco, siamo arrivati alla conclusione anche del mio video. Beh. Tu l'hai già chiuso, sì, sei già a posto. Chiuso, a posto così. E vuoi aggiungere qualcos'altro? Magari un feedback sulla giornata e anche... Certo. Quello che vuoi. No, certo. Allora, giornata molto molto bella. Mi fa piacere. Allora, diciamo che con un minimo di allenamento ce la si fa, ecco. Sì, dai. Non è faticosa, però diciamo che se una persona ha uno stile sedentario, ovviamente... diventa impegnativo. È un po' impegnativo, che ci sono dei punti dove si sale, però, ripeto, una roba molto facile che può fare il 99% delle persone, sia chiaro. Da Monte Viasco, che era aprile? Sì. Circa aprile, quando ho fatto 2000 scaline a Monte Viasco, l'ho visto veramente morto, affaticato parecchio. Oggi l'ho visto in gran forma e soddisfatto anche di... È una conquista. Arrivare in vetta è una conquista. Sì, perché comunque le sfide sono un po' personali. Per uno può essere una passeggiata, per uno invece può essere un'impresa della vita. Esatto. Ecco, quindi ognuno è fatto a suo modo. Esatto, sono contento. E che dire, per quanto riguarda l'Action Cam, grazie per quello che mi hai trasmesso oggi. Sai che ho intenzione anche io di mettermici un po' di impegno in queste cose qua tecniche, o almeno sul campo, per quanto riguarda la mia specialità, che è l'outdoor, l'avventura, il mio stile. E devo dire che ho imparato molto, e questa Action Cam intanto l'ho messa nel carrello. Ecco. però non solo la stand alone, ci ho messo un po' di roba. Ecco, appunto. Però nel frattempo è qua. È qua. E mi è piaciuto anche sul come risultato, e ancora dobbiamo lavorarlo in post-produzione, ma l'anteprima sul drone FPV
Ragazzi, tanta roba, tanta sì, roba. Perché ha quella pasta dell'immagine, ripeto, per l'ennesima volta professionale, esatto, rispetto al solito action cam che siamo abituati a vedere, molto con colori vividi, molto giocherellosa, ecco, esatto, questa qua è professionale. È veramente professionale, mi piace, non c'è parola migliore per descriverla. Detto questo, ragazzi, chiudo qua il video, perché tanto poi la discesa, è inutile sta qua a riprenderla. Sì, esatto. Le vette le abbiamo portate a casa, un'action cam nuova tra le mani per lui, per me probabilmente in arrivo. Ed è sopravvissuta. E niente, io vi invito a iscrivervi al canale di Marco, che è il Team SM, lascio il link qui sotto, al mio se ne avete voglia. Fateci sapere, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, like e commento, sempre ben accetto. E ci vediamo alla prossima avventura. Okay. Ciao ciao ragazzi. Ciao.